Hai acceso? Okay. È rossa? Allora, noi stiamo girando per il mercato perché abbiamo preso come, diciamo, campione della possibilità di diciamo, proposta che stiamo per fare i vari tipi di mercato, quindi stiamo facendo un sondaggio. Cioè, la settimana scorsa siamo andati a Piazza Alessandria, e tutti i sabati poi faremo una nuova visita, una nuova incursione nel nuovo mercato. Perché? Perché noi sicuramente, visto che vivi di commercio, sai sicuramente la situazione attuale qual è, sai che la crisi galoppante che c'è, le difficoltà per un imprenditore economico piccolo in particolare, che ci sono per sopravvivere, no? Per rimanere sul mercato, eccetera, eccetera. Tanti colleghi stanno chiudendo, lo sappiamo benissimo, le difficoltà, e qualcuno ha già chiuso e compagnia bella. Allora noi abbiamo consapevolezza di questa cosa qui da anni, questa cosa qui noi sarebbe successa, la sappiamo da almeno 15 anni. Quindi arrivo al dunque. Con le premesse che c'erano abbiamo studiato quindi le possibili soluzioni, perché qualunque problema c'ha, più complicato più soluzioni c'ha. Questo è un problema complicato e noi abbiamo trovato varie soluzioni. Che cosa? Allora, nel 2002 è partito il regime dell'euro. L'euro, non so se tu hai visto, ricordi sicuramente le lire, no? Le lire, nelle lire c'era scritto sopra un sacco di cose. C'è scritto la Repubblica Italiana, a vista pagabile al portatore, il governatore della Banca d'Italia con la firma, il cassiere con la firma, eccetera, eccetera. Quello era una moneta titolo, cioè la moneta era un titolo giuridicamente valido, quindi c'aveva anche una serie di valori da portare a, diciamo, a difesa in tribunale, eccetera. E quindi era garantito da una serie di motivi, cioè tu prendevi la lira e eri garantito. Mentre invece con l'euro, sull'euro ci hai fatto caso che c'è scritto? Niente. C'è scritto, c'è un codice che uno pensa che è il di chi è l'euro? Soprattutto di chi è l'euro, dopo ci arriviamo. Allora, quindi lì sull'euro ci hanno dovuto mettere il marchetto con il cerchietto con la C sopra, del che copyright. Significa copyright, perché se no uno poteva stampare tutti gli euro che volevano, gli potevano di niente. Quindi li stampano comunque. Sì. Vabbè, insomma niente, quindi il discorso era di fare la differenziazione fra euro e lira. Quindi la lira aveva una valenza, un valore, e viceversa l'euro no. Allora ci dicono che c'è il debito pubblico 1900 miliardi, no? Di euro. Allora intanto tutto da dimostrare, perché, ma soprattutto ci dicono che ci sono questi 1900 miliardi, ma non ci dicono con chi abbiamo questo debito, chi è il debitore, no? Nessuno te lo dice. Insomma, fatto sa che presi tutti questi elementi, qui noi sappiamo benissimo che siamo di fronte a una truffa colossale in danno di tutti i cittadini, perché da una parte ti levano il potere d'acquisto perché sottraggono denaro liquido dal circuito, dall'altra creano debito pubblico e quindi aumentano le tasse, aumentano poi i prelievi fiscali diretti o indiretti. Adesso c'è Monti che ci dice ieri che aumenterà le imposte indirette in maniera esponenziale, così poi dopo consuma di più è più etica, no? è più equanime. Sta facendo il contrario di quello che dice. Esattamente. Vabbè, insomma, niente. In conclusione, la soluzione che abbiamo trovato noi di Alba Mediterranea è semplice. Come dicevo prima al collega che creare un circuito mi sentiva, noi siamo usciti dal disastro della guerra e poi abbiamo creato il primo boom economico e poi per esempio il boom edilizio con l'abusivismo edilizio fino alla fine degli anni 80, eccetera, come? Attraverso l'emissione di cambiali. Le cambiali hanno risolto il problema economico del paese per 30-40 anni. Hanno creato l'industrializzazione, hanno creato il benessere, e questo perché? Perché era una emissione che comunque, se pure entrava in qualche modo nel circuito finanziario, però per la maggior parte era in mano ai cittadini. Ogni cittadino poteva farle cambiare che voleva, no? Poi
dipendeva da chi, se te le prendevano, te le accettavano o meno, no? Tu magari le facevi ma nessuno le prendeva. Invece se c'era qualcuno che te le accettava, valeva il discorso. Lo stesso vale per qualunque tipo di moneta. Cioè, se io vengo, per esempio, con i rubli russi, guarda te, te voglio pagare, tu mi dici, ma che è stato per cartaccia? No, è normale. Però, e quindi è una questione di condivisione, è una questione di condivisione. Allora, se io vengo qui una cambiale e tu ti fidi di me perché sai che c'è una casa, che ho da perdere qualcosa, me l'accetto. Viceversa, se sai che sono un extracomunitario, poveraccio, senza nessun bene al sole, magari se ti faccio una cambiale non la prendi, no? Pure se è ingiusto dire una cosa del genere, però è anche in qualche modo logico, no? Quindi noi che cosa facciamo? Noi abbiamo instaurato questa associazione e instaurato questo sistema circuito di compensazione e di scambio delle cambiali all'interno di questa associazione, e questa associazione all'interno permette a tutti di pagare con le cambiali. Perché? Perché convenzionalmente decidiamo di accettarle. Capito? Lo stesso perché lei vale per l'euro. Perché l'euro, al contrario della lira che ho detto prima, la lira c'era pagabili a vista, al portatore, eccetera, no? Perché? Perché era garantita dallo Stato. Dalle riserve auree dello Stato. Non solo, ma anche garantita dallo Stato come emissione. E c'era questa convertibilità in oro. Quindi tu eri sicuro che comunque in qualche modo i soldi li prendevi. Viceversa, nell'euro non c'è scritto niente. Quindi i soldi non li prendi. Quindi i soldi, siamo a rischio tutti che da un ma giorno possono decidere quando vogliono di non darti di flop, più. L'euro fa il flop e noi ci ritroviamo tutti senza una lira, no? Sia quelli che hanno i soldi in banca che quelli che non ce l'hanno, forse anche meglio magari. Detto no, proprio per il rischio che potrebbe accadere, che già è accaduto nella storia, entro breve, è quello che è successo alla Germania con la Repubblica di Weimar, che praticamente l'euro, il marco non valeva più niente, allora, perché non era garantito dallo Stato, era emesso dalle banche. Attualmente la situazione è attuale. Quindi il discorso è quasi finito. Allora il discorso è che quindi dobbiamo in qualche modo cautelarci e tutelarci, per esempio utilizzando uno strumento come questo della cambiale, in particolare la cambiale sociale, che ci permette di scambiare, che tu sei piena di roba, di qui hai portato un sacco di roba oggi e hai venduto sicuramente molto poco. Non c'è bisogno, me lo dici, lo so, capito? Perché? Perché non c'è, c'è la gente che compra, non c'ha i soldi la gente, magari la gente viene, guarda e se ne va. Vero? Allora, invece ecco, il problema quindi è la liquidità. Se ad esempio, non oggi, ma fra qualche mese, quando incominceremo a essere operativi, tu deciderai di partecipare a questa cosa, potrai pagare, accettare il pagamento della tua merce, queste cambiali sociali, in aggiunta all'euro che già qualcuno continua a comprare, e con queste cambiali sociali tu puoi andare da loro, per esempio se aderiscono anche loro, o da qualcun altro, e magari comprare la pizza, il pane, il formaggio, e così via, capito? Quindi questo permette di avere a disposizione un maggiore volume di liquidità, capito? E questo risolve il problema in parte, ovviamente perché non è tocca sana di tutti i mali, ma in parte sicuramente della problematica creata ad arte da questi banchieri finanziari internazionali. Grazie.